Il nuovo appuntamento con Terra e Sapore Vini ci porta in Carnia. Siamo all'estremo sud-est dell'Italia, Friuli, Venezia Giulia, al nord siamo al confine con l'Austria, a est con la Slovenia. Un tour per scoprire le bellezze di questa regione, di questa parte della regione del Friuli Venezia Giulia, che vuole rilanciarsi col turismo, per cui non soltanto la storia di cui parleremo più avanti, ma le tradizioni, i sapori, per cui la buona gastronomia e il paesaggio, il panorama. Qua siamo in un panorama incantevole, abbiamo fatto un tour delle Malghe, ma perché il tour delle Malghe? Cos'hanno di particolare rispetto alle altre zone d'Italia? Perché in Carnia e perché sulle Malghe? Allora, in Carnia perché diciamo che è rimasto un territorio integro, un territorio ancora autentico, un territorio che non la vuole vendere solo ai turisti, ma vuole far sapere e far assaporare quali sono i cibi, quali sono le genuinità, quali sono i ricavati che l'uomo riesce a trarre dal nostro territorio. Perché sulle Malghe? Sulle Malghe perché noi abbiamo una varietà arborea tre volte superiore all'intera Germania. Abbiamo 3.000 varietà di piante che compongono questi pascoli. E un'altra cosa anche che distingue poi la Carnia è le 50 malghe alpeggiate che fanno la classificazione in quota. E a 1.700 metri, a 1.400, 1.500, insomma al di sopra dei 1.300 metri si produce in 50 malghe il formaggio Montasio, che è nato proprio in questa zona. Alcune delle nostre malghe, le più belle, sono attrezzate anche per poter soggiornare, dormire. Dopo aver parlato di malghe, di terre, di sapori, adesso con l'aiuto della regia, con l'immagine che ci fornisce, andiamo al Museo Archeologico di Zuglio per vedere dei reperti che risalgono addirittura al periodo di Giulio Cesare, vale a dire al 50 a.C. Rimanete con noi. La Carnia è un territorio vasto e interessante che è distribuito su diverse vallate che risalgono verso le Dolomiti friulane. Per illustrarlo noi di Terra e Sapori Vini, grazie anche alle immagini della nostra regia, abbiamo percorso in lungo e in largo, osservando e soprattutto partendo da diverse basi interessanti, anche perché i punti di partenza devono essere o strutture turistiche ricettive o alberghi, o se no altrimenti strutture come l'albergo diffuso di Sutrio, che dispone di 150 alloggi distribuiti in diverse case del centro storico ristrutturato della cittadina, ma ci sono anche altre soluzioni come gli agriturismi. Terre, sapori, vini, siamo in Carnia, abbiamo già parlato del territorio, adesso però bisogna parlare dei sapori. Siamo a Sutrio, qua all'osteria da Alvise. Giacomo Della Pietra, lo chef, qual è la vostra ricetta principale, i vostri prodotti principali? La vostra intanto è una cucina tipica del territorio. Sì, una cucina tipica del territorio, il nostro piatto più importante è il chershon, che è un raviolo tipico, fatto con le erbe, condito col burro fuso e la ricotta di montagna. Altri piatti tipici della zona? Il frico, che è un tortino di patate e formaggio, sempre della zona, servito con la polenta. La mamma Elena Di Ronco, lei è soprattutto specializzata in pasticceria. E i primi piatti prepariamo tutta la pasta a mano e poi i dolci. In particolare? Dolci ne abbiamo di tutti i tipi, dallo strudel alle crostate, alle bavaresi con i mirtilli, un po' quello che dà la stagione, insomma, no? Tanti dolci. In Carnia non ci sono vini tipici, però in Friuli è una terra da vini e voi avete una cantinetta ben fornita, in particolare che cosa offrite alla clientela? Sì, offriamo i vini del Colio, che è vicino a Cividale, e Cormons, il famoso Tokaj che ormai è diventato friulano, e poi vari vini Merlot, gli autoctoni, Re Fosco, Pignolo. Si adattano molto bene i vini bianchi, i nostri primi, e i vini rossi, i nostri secondi. Mor
Morgana Persson, Agriturismo Grandis, un agriturismo particolare per voi, qua avete anche i cavalli. Sì, noi abbiamo anche i cavalli, l'offerta turistica che proponiamo è questa, agriturismo con cavalli, quindi scuola di equitazione, escursioni a cavallo, trekking e passeggiate. Qua voi proponete anche dei corsi particolari per i ragazzini. Sì, proponiamo dei corsi particolari per i ragazzini, vado dal Pony Club per i ragazzi dai 4 anni di età, quindi il primo approccio alla sella, il primissimo, alle settimane in scuderia per ragazzi. Abbiamo detto agriturismo, di conseguenza voi qua offrite anche da mangiare e da dormire. Sì, abbiamo delle bellissime camere in legno naturale, non trattato, legno di larice molto confortevole, in cui ci si può rilassare e assaporare, diciamo, il piacere della vita di un tempo, la vita agricola, la vita in campagna, in montagna. Dalla Carnia, in provincia di Udine, terra e sapore, abbiamo avuto modo di gustare e di provare tutti i prodotti particolari di questa terra. Una terra che però non offre dei vini. E allora, rimanendo sempre in Friuli Venezia Giulia, siamo arrivati in provincia di Gorizia, dove si trova l'eccellenza dei vini, soprattutto bianchi, italiani. Siamo a Capriva del Friuli, dove da un mese è stato aperto un bistrò, il Gusto di Casanova, all'interno del Castello di Spessa. Con Paolo Spanna, responsabile del bistrò, voi qua avete l'eccellenza dei vini friulani. Partiamo dall'eccellenza dei vini bianchi in assoluto a livello nazionale e anche internazionale. Ci sono i grandi friulani, ex Tokai, il Pino Bianco, un capolavoro in assoluto, i vini poi come la Ribolla Gialla e il Pino Grigio. Veramente sono il numero uno in Italia di questa situazione. Qua al bistrò ovviamente non ci sono soltanto i vini, offrite anche un pranzo, diciamo, di alto livello. D'alto livello e una selezione del massimo della qualità a livello regionale di salumi, formaggi e del pesce.